Si chiama Homeland Security, sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management. È il master di secondo livello del campus biomedico di Roma, nato dalla collaborazione con Poste Italiane all'interno della facoltà di ingegneria. L'obiettivo è di formare giovani professionisti della sicurezza fisica e digitale. Da quasi 20 anni abbiamo anche una facoltà di ingegneria, dove eroghiamo corsi di ingegneria industriale, ingegneria biomedica, ingegneria chimica e da qualche anno anche di ingegneria per i sistemi intelligenti, oltre a una facoltà legata a tutto quello che è lo sviluppo sostenibile. In quest'ambito, la sicurezza è uno degli aspetti principali. L'idea è quella di formare professionisti che operano nella sicurezza, che siano in grado di vedere il problema a 360 gradi. Quello che cerca di formare questo master sono figure integrate e da questo punto di vista 15 anni di esperienza è una riprova di un prodotto formativo che serve, che è utile e che soprattutto ha un tasso di occupazione estremamente elevato. Poste Italiane da sempre ha creduto in questo progetto di master, anche perché Poste Italiane ha sposato la sua filosofia. Poste Italiane ha creato una direzione dove gli aspetti di safety, di security, di cyber security sono integrati in una visione integrata. Un master che conferma l'attenzione di Poste Italiane per i giovani e per la formazione, anche nella sicurezza, uno degli ambiti più importanti per l'azienda che conta circa 120.000 dipendenti e 35 milioni di clienti che si affacciano ogni giorno ai servizi postali, assicurativi e finanziari. I progetti innovativi sono fondamentali, soprattutto nel campo della cyber security, perché chi attacca dall'esterno normalmente sostanzialmente utilizza le tecnologie migliori e più innovative, e quindi anche noi che ci dobbiamo difendere, che dobbiamo tutelare l'azienda e gli asset dell'azienda, dobbiamo essere allo stato dell'arte sotto ogni punto di vista, sia in termini di competenze e poi anche dal punto di vista delle, oltre che delle competenze, anche degli strumenti di tecnologia che servono per proteggere i nostri asset.